Siamo un popolo di razzisti. Oliviero Toscani, buonasera. Banalmente ho pensato, chi può venirci a raccontare qualcosa? Mi ricordo ancora le foto bellissime, no? Sì. Cosa ha portato? Questa foto qui la vuole spiegare lei? Beh, no, bisogna essere molto intelligenti. No, ma di quando è? Anche a farla non bisogna essere molto intelligenti. Ma ha 30 anni sta foto. Ve la ricordate ancora? Come mai ve la ricordate? Come mai ve le ricordate perché queste foto qua? Le foto si leggono e quindi resta. Il tuo articolo 30 anni fa, a parte che avevi i pantaloni corti. No, appunto, come ben sai, l'articolo si guarda e si dimentica. La foto invece si legge e ti resta. Esistono delle situazioni sulle quali uno riflette e dice come mai è così? Il razzismo è uno di quei problemi, dice come mai è così? Uno si domanda come mai è così? Perché si tende ad entrare nel futuro volgendo le spalle al futuro. Perché il futuro è solamente immaginazione in fondo, no? Uno deve immaginare come potrebbe essere per vivere una vera società. E questo non lo facciamo, soprattutto in Italia, arriviamo tutti lì nel momento in cui le cose sono successe, tutti i politici arrivano quando tutto è già stato fatto. Nessuno immagina che lì poteva succedere un casino. È incredibile. Ma questa gente qui, anche voi giornalisti, se avete scritto, poi ho scrivocchiato, però il giornale non vende molto se si scrive su queste cose. Perché, cari giornalisti, se voi doveste veramente scrivere il giornale con le realtà del mondo, nessuno le comprerebbe più i vostri giornali. E chi l'ha detto? Allora, non ha, ma sì, ma lei racconti veramente la realtà, ma non mi venga a raccontare. I grandi giornali del mondo raccontano la realtà come nessun altro. Sì, la realtà che gli va bene, la realtà che vende, la realtà che fa audience. Lei pensa che la realtà che fa audience. Raccontano la realtà. Le sue fotografie, ognuno la racconta con un occhio suo, lei col suo occhio di fotografo, il giornalista. Non ho mai preteso di essere obiettivo, assolutamente, io non sono obiettivo. I giornali non raccontano la realtà. Ma no, ma lei scrive in modo borghese sul suo giornale, va benissimo, e ci vuole anche quello, anzi lo leggo volentieri proprio perché non appartengo a quel giornale. Siamo un popolo di razzisti, Oliviero Toscani, o... diciamo ci dipingono. No, ma siamo un popolo così. Di chi ha paura e soprattutto non siamo ancora così adulti per affrontare il problema della vera diversità, perché tutti i grandi paesi che sono diventati hanno passato questo problema e noi siamo stati gli attori in certi paesi, come sono adesso gli immigrati da noi. Noi siamo stati gli attori negli Stati Uniti, in Svizzera, in Germania. Abbiamo fatto noi negri. Quindi non siamo ancora abbastanza educati per poter affrontare questo grosso paese. E tutti i grandi paesi hanno affrontato questo grande problema. E lo stanno affrontando ancora, non è risolto. Non sarà risolto per tanto tempo. Io spero che un giorno rideremo sul razzismo. In fondo esiste ancora la schiavitù. No, però in un certo momento non è che pare schiavi tutti. Ma se non riusciamo ad affrontarlo, di chi è la responsabilità principalmente? Della politica, dei cittadini, di un'assenza di senso civico, di una politica che non sa fare politica di integrazione? Qual è la responsabilità che tu vedi? È troppo facile dire di chi è la colpa. È sempre la politica. La politica, siamo in democrazia o no? Chi la vota? Questa politica è qui, chi la vuole? Chi la vuole così? Il problema è che questa democrazia è stata votata... Non vorrei sembrare troppo sinistroide o di sinistra, ma è stata votata da un sistema capitalistico e non fa altro che produrre classi sociali, come gli indiani, come gli inglesi, in fondo anche gli inglesi sono un po' così. Ma non tutti. Esiste questa classe sociale, il familiarismo italiano, dai, è sotto gli occhi di tutti, e questa differenza sociale anche... culturale, soprattutto culturale, diceva Don Milani, insomma, no? Lettera a una professoressa, è ancora qui, anzi sta diventando sempre più potente, sempre più vigliacco anche. E poi so che Galeoccia si tenga